Grazie, grazie a tutti. Vi chiediamo ancora qualche minuto di pazienza, so che avete voglia di divertirvi. Credetemi che oggi è una giornata storica per questa città, per il nostro territorio, perché pensate che quest'area è attesa dal 1973, quindi 50 anni oggi che le famiglie che operano sul nostro campo da anni aspettano. Sono passate generazioni, questa volta è la volta buona, ce l'abbiamo fatta. Io voglio ringraziare tutti gli operatori dello spettacolo viaggiante, i padri e madri, i figli con cui spesso discutiamo ma col quale collaboriamo da anni. Ce l'abbiamo fatta, da oggi la città di Pavia ha un'area, una delle più belle d'Italia, delle prime 5 d'Italia. Abbiamo uno dei Luna Park più belli d'Italia, sicuro, accessibile e aperto alle famiglie, quindi questo è un grande risultato. Consentitemi anche di fare una breve cronistoria. Tante amministrazioni sono impegnate, chi ha dovuto lottare per recuperare parti dei soldi, la precedente, e noi che abbiamo avuto lo sprint, come su tanti altri progetti, per approvare nel 2020 il progetto esecutivo. Pensate, durante il Covid, io ricordo e ringrazio i consiglieri comunali, gli assessori presenti, durante il Covid, febbraio 2020, le sedute di bilancio in cui abbiamo allocato i soldi per questi grossi investimenti, quando la società era confusa, c'erano tante richieste, noi abbiamo tenuto la barra dritta, abbiamo infilato questo e tanti altri cantieri che apriranno quest'estate, e oggi insieme a voi, dopo la pandemia, raccogliamo i frutti del rigore amministrativo e dei progetti che vanno oltre il prossimo anno, che guardano al futuro delle città e delle nostre generazioni. E quindi mi fa piacere dire che questa sì è l'area della fiera, ma sarà anche l'area di tanti eventi, perché Pavia si candida a ricevere e ospitare eventi di carattere locale, nazionale, internazionale. Immagino che i ragazzi delle scuole del nostro territorio potranno festeggiare qua dall'anno prossimo la fine dell'anno scolastico, e quindi è un luogo per voi, per i giovani, ma è un luogo per tutti. Consentitemi di chiudere ringraziando l'amministrazione, il sindaco Fracassi, che oggi non può essere qua ma che ha lavorato tanto, la giunta, i consiglieri comunali, tutti i rappresentanti di provincia, gli onorevoli, tutti coloro che sono stati presenti, e consentitemi anche un ringraziamento per particolare agli uffici del Comune di Pavia, che hanno lavorato con grande intensità in situazioni non semplici, e alla mia collega Barbara Longo, che in queste ultime settimane ha dato, insomma, un contributo determinante per organizzare questo momento in questo modo. Vedere questa coda ci fa veramente sapere che siamo andati sulla strada giusta, abbiamo lasciato indietro il passato e apriamo Pavia al futuro, in un'area che nei prossimi anni verrà trasformata, è un'area strategica che verrà riqualificata e che ci proietta nella Pavia dei prossimi 20 anni. Grazie, buon divertimento e forza Pavia! Luna Park 2023 di Pavia. Ciao.